E allora con Mr. Cappellacci credo completamente soddisfatto, maggiormente per il risultato, Mister. Sì, il risultato è chiaro che ti dà soddisfazione. Poi se vogliamo sindacare sulla prestazione, io non sono mai completamente contento perché penso sempre che si possa fare meglio, ma nel calcio contano i risultati e quindi oggi è stata una partita che di sicuro si prospettava difficile. E nei primi 10 minuti ho avuto la sensazione che da quel momento si poteva fare bene. E invece la partita poi l'abbiamo fatta incanalare anche per bravura loro, ci mancherebbe. Su una situazione dove noi siamo stati brillanti. Sul tempo, sulla falsariga, però magari un po' più attenti, abbiamo trovato il gol. Abbiamo vinto una partita che di sicuro la Sammarinese non meritava di perdere. E a noi, insomma, ci rallegra molto perché in effetti a trovarsi. Insomma, con tutte le nostre carenze, trovarsi adesso a quattro punti sopra quando all'andata loro ci avevano asfaltati è una soddisfazione, insomma, per i ragazzi. Mister, ovviamente mancano 4 gare alla fine, mentalmente state benissimo perché le vittorie aiutano. Quando lei parlava mi aspettavo qualcosa di meglio, in particolare su quale aspetto, perché una gara del genere poi ha bisogno anche di una forza mentale, non di maturità, perché di fronte a 5.000 spettatori è complicato un po' per tutti, anche per i più esperti. Sì, però io ho l'idea che insomma, quello che conosco del calcio è perché ci ho giocato e quindi penso che quando ci sta gente che ti spinge, ecco, magari anche quando sei poco abituato, È più bello forse. sì, secondo me hai più concentrazione, le cose che solitamente fai in maniera normale penso che le puoi fare un pochino meglio, no? Perché hai più attenzione. Però deve essere il collettivo che decide di fare un certo tipo di partita, quindi noi non riusciamo, secondo me, ad essere quella squadra che vorrei, però cioè, i miei giocatori devo dire che si superano ogni domenica, perché a parte la malattia di mente che ho io, loro sono bravi. Mister, soprattutto una dimostrazione di maturità la evidenzio ancora perché chiunque è entrato ha fatto il suo. Mi viene in mente Giorgio Mantini, ma non perché qui a fianco, che all'improvviso, dopo l'infortunio di Origlio, insomma, ha fatto una gran bella partita. E partire all'improvviso, subentrare, è sempre complicato. Sì, dai, ma Ho fatto un è nome giù. perché, insomma. Sì, ma deve fare questo. Insomma, il calciatore deve fare buone partite. Lui poi è bravo, lui è stato un po' escluso dagli 11 senza demeritare. Ha avuto un periodo dove si era un po' afflosciato. Poi è da più di un periodo che sta bene. Purtroppo gioca poco, però è un ragazzo che a questa squadra ha dato tanto. Mister, l'ultima prima di lasciarti, l'ho chiesto anche a Barberio e al direttore Perotti, è più utile adesso, in questo momento della stagione, volare sulle ali dell'entusiasmo oppure volare bassi per non cascare rovinosamente di fronte a un risultato non positivo? Perché poi la questione mentale può fare la differenza. Ma io dico che la mente deve viaggiare solo per fare gli allenamenti in una certa maniera, cercare sempre di migliorarsi giorno dopo giorno, di fare le cose magari perché il collettivo poi possa esprimersi in una maniera tale che ti fa vincere le partite. E quindi i calciatori non devono pensare a nulla, alla classifica o a pensieri che possono poi inserirsi nella mente diabolica di chi poi deve andare in campo. Quindi noi dobbiamo pensare alla partita durissima che troveremo col Vasto Girardi fuori casa, che è una squadra che si deve salvare. Quindi noi possiamo vincere, possiamo pareggiare, possiamo perdere. A questo punto questa squadra non dovrebbe più perdere. Adesso mi sono già autocufato. Comunque, ci salutiamo. Ci salutiamo, mister, in bocca al lupo. Le chiedo solamente se la scaramanziera la farà da padrona anche la prossima settimana, se si presenterà nella conferenza stampa pre-gara oppure no. Una curiosità personale. Sì, mi ha pregato il sabato, Sì. ma non me l'hanno fatto più perché dico troppe. Ah, dici Sì, troppe ieri. stupidaggini, Sì, insomma, è un detta paio di così. volte che non me la fanno fare più, ho detto Vabbè, però basta. se i risultati sono questi, mister, conviene stare a casa. Sì, infatti è meglio, io non verrei neanche qua se vuoi sapere.